Facendo un bilancio complessivo del giornalismo di oggi, possiamo dire di essere di fronte ad una crisi del giornalismo? Do you think we are in front of a crisis, a collapse of the journalism today? I think journalism has been in crisis Il giornalismo è in crisi da quando è iniziato, e quindi 40 anni. Ma oggi è peggio perché i media tradizionali sono sotto pressione. Possiamo trasmettere un nuovo tipo di giornalismo in internet? È questa la difficoltà più grande. Chi fonderà i giornali? Chi pagherà i giornalisti perché siano giornalisti? Gli unici giornali che sembrano non aver risentito di questa crisi sono i giornali che propongono un'informazione molto dettagliata ed accurata. Pensa che siamo di fronte ad un passaggio da un mass media ad un elite media. Do you think we are in front of a moving from mass media to elite media? L'idea di far circolare una sola stazione televisiva, un solo giornale con un pubblico di massa appartiene al passato. Ora c'è la convinzione che la gente abbia certi bisogni sociali, vuole sapere notizie di politica, finanza e quello che stiamo creando è una separazione tra le masse e l'elite. L'elite avranno ancora una volta la loro informazione personalizzata per formarsi un'opinione in modo razionale, laddove invece le masse non lo fanno. We'll have all the information to make up their minds about things in a rational way, whereas the mass won't. I giornali popolari continuano ad avere sempre molto successo, soprattutto nei lettori anglosassoni, anche nei lettori italiani. Qual è il successo, per esempio, di un giornale come il Sun, di cui lei è stato vice direttore? What is the success of a tabloid like the Sun? È davvero difficile spiegare perché il Sun ha un tale successo, ma sta perdendo copie e questa è una buona notizia per la Gran Bretagna. Era un giornale fatto proprio per il suo tempo, negli anni Ottanta. Allora piaceva divertirsi, pensare che il sesso fosse una tematica grandiosa di cui parlare. Noi potevamo avere ragazze nude sulle copertine, ma in un certo senso il giornale ha frainteso quella che noi chiamiamo l'era trasgressiva, pubblicando scandali sessuali come eventi quotidiani.